Ecco, siamo in pieno autunno, diciamo, ci si torna a preoccupare, ecco, dell'aumento della bolletta, più che altro per ragioni di consumo, ma quali sono le cose a cui dobbiamo stare attenti? Allora, innanzitutto le solite, quindi prima di accendere i termosifoni, che ricordo ad Arezzo si può iniziare ad accendere da oggi, siamo graziati ancora dal buon tempo, però innanzitutto fare la verifica dell'impianto. Quindi alcune verifiche sono obbligatorie, controllo fumi, quindi assolutamente un impianto che funzioni in maniera corretta. Dopodiché ovviamente tenere costante la temperatura, ricordiamoci che quella ottimale sarebbe i 18 gradi. Un consumo basso e costante è la cosa migliore, come per le macchine, se noi andiamo a una velocità costante e bassa consumiamo meno. La stessa cosa accade per le caldaie, quindi per i termosifoni. Un'altra cosa importantissima è fare la verifica delle fatture. Obbligatoriamente siamo stati transitati chi non aveva requisiti della vulnerabilità nel mercato, quindi libero, a meno che non abbiamo optato per le offerte placet. Quindi, però, cosa possiamo fare? Noi abbiamo visto statisticamente che le variazioni contrattuali vengono comunicate nel periodo di fine dicembre, inizio inverno, in modo che siano operative dalla primavera, in maniera tale che purtroppo le persone, quindi con l'avvento della stagione buona, non si rendono conto della variazione contrattuale. Quindi prima di accendere i termosifoni assolutamente controllare le fatture, se la tariffa e il contratto applicato è lo stesso dell'anno precedente. Federconsumatori a disposizione, prima di accendere i termosifoni verifichiamo le fatture, verifichiamo che non ci sia stato ad esempio una mancata comunicazione o ci sia sfuggita la comunicazione delle variazioni contrattuali. Questo è importantissimo perché statisticamente abbiamo rilevato questo. Dopodiché le persone, contrariamente a ciò, potrebbero trovarsi delle amarissime sorprese.